L'Epifania tutte le feste porta via. E come concludere queste giornate di festività natalizie con il momento più dolce con l'arrivo della Befana? La Befana! Eh sì, visto il periodo, la vecchina quest'anno entrerà nelle case dei fanesi attraverso lo schermo del cellulare e del televisore, tenendo compagnia a bambini e famiglie tramite una diretta su Fano TV e sui canali social del comune. La Befana, che tutti gli anni calcava il palco di questa piazza affollata con tanti bambini che venivano a ritirare le calze, purtroppo non ci potrà essere, ma ci sarà in video. Così, insomma, lei racconterà dei momenti carini, degli spettacoli, dove saranno coinvolti i bambini e sarà coinvolto anche un altro spettacolo molto interessante, quindi tutto da vedere. Ma io devo ringraziare in modo particolare tutte le associazioni, le realtà dello spettacolo, le attività economiche, i privati cittadini che in un qualche modo hanno avuto questa propensione a dare un supporto all'amministrazione, quindi abbiamo organizzato insieme una serie di attività. A partire dalle ore 21, i più piccoli si immergeranno in un mix tra divertimento e celebrazione, per poi approfondire il significato dell'Epifania attraverso musiche e canti provenienti da tutto il mondo. L'ultimo appuntamento del Natale più il Natale istituzionale del Comune di Fano si congiunge con il quarto concerto della terza edizione di Via del Canto, un festival di musiche dal mondo al quale la nostra amministrazione e questo comune tiene molto. È un appuntamento dedicato all'Epifania, si terrà un concerto con il quartetto vocale Cantus Anime, accompagnato da due attori, Giulia Bellucci e Jacopo Mariotti, e una parte dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Tutto questo all'interno del Teatro della Fortuna in streaming. Prima di questo concerto ci sarà l'anticipo, che durerà solo 5 minuti, di un saluto da parte dell'associazione Un Coro Fra le Note, dei cori dei più piccoli che quest'anno non hanno potuto tenere il loro concorso nazionale e internazionale, e quindi vogliamo ringraziare come amministrazione anche la direttrice Stefania Bernabucci per portare, allietare questa Epifania anche con la loro presenza. Dunque, niente festeggiamenti in piazza 20 settembre per quest'anno, ma la Befana tornerà il prossimo 6 gennaio in sella alla sua scopa volante a consegnare le calze piene di dolci, sperando non ci sia anche un po' di carbone.